Benvenuti a Lezione con Sento che Posso, nella playlist dedicata alle lezioni di psicologia della comunicazione. Se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale e cliccare sulla campanella in modo da restare sempre aggiornata e aggiornato sui video che verranno pubblicati. Ti invito inoltre a seguire Sento che Posso su Facebook, Instagram, Twitter, dove ogni giorno vengono pubblicati contenuti sul metodo di studio, sull'imparare ad imparare, sull'orientamento, sui rapporti scuola-famiglia. In questa video lezione parleremo di Vaslavic e la pragmatica della comunicazione umana. Vaslavic, vissuto tra il 1921 e il 2007, è stato uno psicologo e filosofo austriaco naturalizzato negli Stati Uniti. È uno dei massimi esponenti della scuola statunitense di Palo Alto. In polemica con la teoria matematica della comunicazione, ha adottato una visione relazionale della comunicazione. Infatti la comunicazione è vista come dialogo ed è bidirezionale. Nella sua opera più importante, Pragmatica della comunicazione umana, l'autore mette in rilievo come la comunicazione sia un processo di interazione tra le diverse persone che stanno comunicando. Esisterebbe una coincidenza tra comunicazione e comportamento. Per lo studioso, infatti, non si può non comunicare, perché non esiste una non comunicazione, in quanto non può esistere un non comportamento. Perché ci sia comunicazione, quindi, non ci sarebbe bisogno, secondo questo studioso, di intenzionalità. Due sono le modalità con cui la comunicazione svolge la sua funzione pragmatica: la comunicazione verbale e non verbale. Una espressione comunicativa può includere infatti o non includere una componente verbale, ma la componente non verbale è sempre presente. Ciò che viene compreso può dipendere minimamente dal significato letterale del messaggio espresso, mentre può essere fondamentalmente influenzato da aspetti di comunicazione non verbale, che risultano quindi prevalenti, preponderanti nell'assegnare il significato al messaggio. Nella comunicazione quindi ci sarebbe un come, che ha come riferimento la relazione, che prevale sul che cosa, che ha come riferimento il contenuto. L'autore mette in rilievo come esisterebbero dei principi consapevoli e non consapevoli che definiscono la qualità e la natura della relazione comunicativa. Queste regole, questi principi, sono formalizzati in quelli che sono stati chiamati 5 assiomi della comunicazione umana, ovvero proprietà tipiche della comunicazione che hanno delle essenziali implicazioni relazionali. Vediamo ora questi 5 assiomi. Il primo assioma dice che non si può non comunicare. Ogni comportamento è comunicazione, quindi la comunicazione non ha un suo opposto. Abbiamo già detto, non può esistere una non comunicazione, in quanto non può esistere un non comportamento. Perché vi sia comunicazione, quindi, come abbiamo già detto, non c'è bisogno di intenzionalità. Ogni persona ha sempre un comportamento e questo comportamento ha sempre valore di messaggio. L'attività o l'inattività, le parole o il silenzio hanno tutti valore di comunicazione perché influenzano gli altri e li inducono a reagire in un certo modo. Il secondo assioma della comunicazione dice che ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e uno di relazione, in modo che il secondo classifica il primo e quindi è metacomunicazione. Abbiamo già detto, il contenuto si riferisce a ciò che viene detto, la relazione si riferisce al come viene detto. Ogni comunicazione comporta quindi un aspetto di metacomunicazione, ovvero una comunicazione sulla comunicazione, un messaggio aggiuntivo che connota il contenuto del messaggio inviato a livello letterale. Il terzo assioma della comunicazione mette in rilievo che la natura di una relazione dipende dal modo in cui le sequenze di una comunicazione, la cosiddetta punteggiatura,
vengono interpretate dai comunicanti. Di fatto è un sistema circolare in cui è impossibile stabilire l'evento scatenante. Questa condizione di flusso è spesso alla base dei conflitti interpersonali. Gli individui sono portati a linearizzare il flusso e segmentare questo flusso continuo in modo arbitrario. L'esempio di questo flusso continuo è lo scambio comunicativo tra due persone che stanno, come dire, discutendo. Lui alza la voce, lei brontola. Allora lui alza la voce e lei brontola. Diventa difficile comprendere in questo flusso continuo qual è stato l'evento scatenante, e quindi ogni individuo tenderà a segmentare il flusso in modo del tutto arbitrario. Il quarto assioma della comunicazione ci dice che la comunicazione utilizza due canali, uno digitale, numerico, il linguaggio verbale, e uno analogico, quello non verbale. Affinché il messaggio sia efficace, è fondamentale che tra i due canali, comunicazione verbale e non verbale, ci sia congruenza. Se a parole si afferma "ti ascolto", ma nello stesso tempo si fa tutt'altro, come ad esempio continuare a digitare sul telefono, sarà quest'ultimo elemento che tenderà a caratterizzare la comunicazione e il messaggio che arriverà è "non mi sta ascoltando". Il quinto e ultimo assioma della comunicazione ci dice che tutti gli scambi comunicativi possono essere o simmetrici o complementari, a seconda che siano basati sull'uguaglianza o sulla differenza. Se vi ricordate, abbiamo già visto questo in una precedente lezione. La relazione, lo scambio comunicativo è simmetrico quando la relazione tra gli interlocutori è simmetrica. Lo scambio comunicativo è complementare quando la relazione di un interlocutore è complementare a quella dell'altro, quindi non sono in una condizione di parità. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato. Nelle prossime lezioni cominceremo ad affrontare il mondo della comunicazione non verbale. Iscriviti al canale, continua a seguirmi, ci vediamo nella prossima lezione. Ciao!